Sia lodato Gesù Cristo. Cristi, ognuno di noi è alla ricerca della felicità, ognuno di noi sogna di essere perfetto, di essere felice, di essere sereno. Ecco perché, carissimi, vi invito a incontrare Gesù Cristo. Già il suo nome significa, cioè Gesù, significa pienezza di vita. E noi spesso siamo disintegrati, in questo senso che l'uomo è fatto di tre facoltà: l'anima, che è intelletto, la ragione, poi lo spirito, che è il cuore, che significa soprattutto tutto ciò che è emotivo, come pensieri, come sentimenti, come emozioni, come paure, e poi ovviamente la terza facoltà, il nostro corpo. Satana cerca di disintegrare queste tre componenti della nostra vita, e se riesce a farlo ci mette in difficoltà. Ecco perché abbiamo bisogno di Gesù per essere incolati, per essere di nuovo uniti, per diventare noi stessi, e l'uomo solo in Dio può diventare integro, può diventare se stesso. Ecco, detto questo, voglio presentarvi questa volta quattro immagini che descrivono la vita dell'uomo. La prima immagine è quella della giungla. Sapete che la giungla è sinonimo soprattutto di disordine, di caos. Spesso, ecco, la nostra vita assomiglia alla giungla, al caos dal punto di vista emotivo, tante emozioni, pensieri, paure, sentimenti, non riusciamo proprio a fermare tutto ciò, proprio queste cose ci sfuggono e spesso ci mettono in difficoltà. Vi ricordo proprio che all'inizio della creazione la terra si trovava in forma, ecco, caotica, anzi era proprio informe, e lo Spirito Santo alleggiava sopra la terra e la sistemava, cambiando il caos in cosmo, bellezza. Perciò, ecco, in questa parte della catechesi voglio chiedere, mentre la ascoltate, Gesù, che vi guarisca da questa giungla della vostra mente, del vostro cuore. In questa settimana mi è capitato di accogliere una donna mentre recitavamo i vespri in parrocchia ad alta voce. Pensate che è arrivata una donna piangendo, ma piangeva, urlava così tanto dal dolore che dovevo interrompere i vespri parrocchiali. E ho chiesto a questa donna: ma che cosa sta succedendo? Perché piangi? E lei ha risposto: padre, io da tante settimane non riesco a dormire, sto impazzendo, la mia mente impazzisce, fai qualcosa. E pensate che io ho abbracciato questa donna, ecco, questa donna giungla, perché aveva questi pensieri, queste paure, queste notti insonni. Ecco, ho abbracciato questa donna, la gente della parrocchia ha guardato in maniera un po' strana, l'ho benedetta e dopo i vespri subito ho iniziato la messa. E pensate che all'elevazione, quando ho alzato Gesù eucaristico, lei, che era nella prima panca, si è addormentata davanti a tutti. La guarigione. Ecco come Gesù trasforma la tua giungla in cosmo, cosmetica, bellezza, tranquillità, felicità. Entrare, carissimi, nel riposo di Dio. L'uomo è creato nel sesto giorno, che significa incompletezza. E deve entrare nel settimo giorno, che è il Signore, che è il giorno del Signore. La Bibbia chiama il settimo giorno, quello del Signore, il giorno del riposo. E Gesù è il nostro settimo giorno in cui possiamo riposare. Questo è il mio augurio per voi. La seconda immagine, dopo la giungla, è quella proprio del prato. Ci sono gli uomini prati. Il prato ha questa caratteristica che non ha dei confini. Gli uomini liquidi, che hanno la vita liquida, che accolgono tutto, che non avendo i confini, proprio perdono, carissimi, la capacità di difendersi anche.
C'è un pensatore Bauman, Zygmunt Bauman, che sta parlando della società liquida. In che cosa consiste questo termine? Che praticamente l'uomo di oggi è uno che vuole solo consumare, è portato al consumismo e perciò accoglie tutte le strategie vitali pur di, ecco, divertirsi, di mangiare bene, di trovare la felicità in questo mondo. Ma avanza cercando tutte queste cose da mangiare, da consumare, ecco, avanza senza la protezione, avanza sulle sabbie mobili. E lui usa questa espressione che scala questa vita cercando la felicità senza la protezione, senza le corde di sicurezza, senza questo materasso che ad esempio i pompieri mettono sotto quando uno durante un incendio deve cascare giù. Perciò ecco, l'uomo prato è l'uomo che rischia perché non mette i confini. E prende tutto, tutte le filosofie, tutte le correnti, ecco, filosofiche, culturali, fa le prove con i maghi, con cartomanti, con psichiatri, con questo psichiatra, con quel psicoanalista, con questo medico, con questa medicina alternativa e così via. E alla fine, carissimi, si ammazza in questo senso che dice: ma io non so più chi sono. Capite? Ecco perché abbiamo bisogno di Gesù, che lui ci incolli, che lui ci renda veramente uniti in noi stessi. Lui è il nostro materasso, capite? Lui è questa corda che ci rassicura. Lui, carissimi, è proprio la roccia su cui camminare, non le sabbie mobili che in qualche modo ci fanno. Cascare giù ne, negli inferi. Il terzo, carissimi, la terza immagine è arcipelago, gli uomini che assomigliano arcipelago. Arcipelago, dal punto di vista geografico, è un insieme di isole sull'oceano che sono vicine una all'altra, ma non si toccano. Senz'altro avete visto, non so, le isole ad esempio Canarie, eccetera, o di Malta. Allora, quando tu sei su una isoletta del genere, tu vedi, diciamo, la sagoma dell'altra isola molto vicina, vedi le luci che sta succedendo qualcosa, ma non vedi le persone, la vita delle persone. Perché? Perché sei troppo lontano, perché una isola è troppo lontano dall'altra. E queste isole, carissimi, sono spesso, ad esempio, coniugi che vivono sotto lo stesso tetto, ma praticamente sono troppo lontani uno dall'altro, perché ognuno è concentrato su se stesso. Sì, si vede che sta camminando, che sta facendo qualcosa, ma tu, dal punto di vista di cuore, sei lontano dal tuo coniuge, dal tuo figlio, dal tuo vicino. Vi incontrate, ma da lontano. Perciò, ecco, anche qua Dio vuole che noi facciamo qualcosa, che noi accorciamo questa distanza, carissimi. A volte anche su Facebook vediamo queste lucine verdi accese, significa che qualcuno è acceso, che è attivo su Facebook, ma sei lontano da lui, non lo tocchi fisicamente. Lui, non so, è nella sua casa a volte tanti chilometri da te, ecco, nella propria solitudine, chiuso, sta soffrendo. Questa immagine dell'arcipelago che assolutamente non va bene. Io mi ricordo un ragazzo che, ecco, saluto, si chiama Alessandro, una volta mi ha fatto vedere, nella sua casa, l'altare, come lui lo ha chiamato, davanti a cui pregava. E questo altare era il letto con il suo papà in coma da mi sembra 11 anni, tutto intubato, e questo ragazzo diceva: padre, questo è il mio Cristo vivente che io prego, mio padre che sta morendo e non riesce a morire da 11 anni. Altro che arcipelago,
Capite? Ecco, toccare l'uomo, la sua sofferenza, tutta la sua dignità. Ecco, Gesù vuole questo, che questa mano, carissimi, tocchi l'altra mano di un amico, di un nemico, di un uomo, per aiutarlo, ma anche per essere aiutata, perché più tu ti avvicini all'uomo, più tu ti avvicini a te stesso, più ti avvicini all'uomo che ha bisogno di te, dell'aiuto, più tu ti avvicini a te stesso per scoprirti chi sei, per conoscerti. E questo è il mio augurio anche che io, ecco qua, offro a ciascuno che mi sta ascoltando. E poi ecco la terza immagine, la quarta immagine, quella vera, perché tre precedenti erano da correggere, invece questa quarta è proprio vera e perfetta, l'immagine dell'uomo giardino. L'uomo è stato creato nel giardino da Dio e giardino significa, ecco, carissimi, una capacità di coltivare la nostra vita. Dalla parola latina collere, da qua arriva, ecco, coltivare, cultura. Cultura arriva dal collere in italiano, coltivare in latino proprio collere, che significa, ecco, coltivare. Come diceva Sant'Agostino, che cristiano non si nasce, ma si diventa. Ecco perché ci vuole, carissimi, la cultura cristiana che non si espande. Perché? Perché i cristiani non la testimoniano, diciamo, nello spazio pubblico. Altri stanno testimoniando le proprie filosofie, il proprio pensiero in televisione, alla radio, andando, camminando per strada. I cristiani hanno paura di parlare di Cristo e del Vangelo nello spazio pubblico. Ecco perché vi chiedo di coltivare bene questo giardino che è il cristianesimo, di parlare pubblicamente, testimoniare il nostro essere cristiani, cioè creare questa nuova civiltà di amore, carissimi. Civiltà di amore, amare fino alla fine, fino alla croce, fino alla croce. Sia lodato Gesù Cristo.